La Valle dei Laghi è una valle incastonata tra le Alpi trentine e rappresenta un unicum dal punto di vista paesaggistico e climatico, perché riesce a conciliare un ambiente di tipo mediterraneo con un clima tipicamente alpino. Si divide in due rami, uno più ampio che poi va a congiungersi con la Valle del Sarca e una valle parallela, pensile, che è la Valle di Cavedine. Queste morfologie derivano dall'attività del ghiacciaio che un tempo occupava questi territori. La lingua di ghiaccio scendeva fino a 12.000 anni fa e riusciva a levigare tutto il territorio. Possiamo trovare delle rocce montonate, lisciate dall'azione abrasiva del detrito che sta sul fondo. Il tipico profilo Adù è anche un esempio di esarazione glaciale con fondovalle piatto e ripidi versanti. Particolari sono i versanti occidentali della valle, peraltro particolarmente apprezzati anche dai climbers di tutta Europa. Nella Valle dei Laghi ci sono vari sentieri che possono essere percorsi dal punto di vista turistico. Se vogliamo veramente trovare delle tracce di questo ghiacciaio, allora non possiamo non nominare i Pozzi Glaciali in località Lausanne presso Vezzano. Il sentiero Antonio Stoppani ci permette di vedere 10 cavità anche piuttosto grandi. Per esempio il Bus dei Poieti, che è il più grande tra tutti, misura 11 metri di diametro e 15 di profondità. Queste cavità, dette anche marmite dei giganti, si ipotizza che siano state originate grazie all'azione dell'acqua che scorreva sia in superficie oppure sotto il ghiacciaio, che trasportava il pietrisco. E questo pietrisco, che è vincolato a girare, ad essere messo in moto dalla corrente solo in un punto, scavava cavità sempre più profonde e ampie. Un passaggio interessante nella Valle dei Laghi è la Forra dei Canevai, una stretta valletta che parte dal paese di Calavino e arriva a quello di Padernione e percorso dalla cosiddetta Roggia di Calavino. Questo passaggio riesce a conciliare sia sport che relax. Sport perché lungo il torrente è possibile praticare l'attività di canyoning e relax perché tramite un semplice sentiero possiamo costeggiare la Roggia di Calavino, che ci stupisce con piscinette e suggestive cascatelle. Verso la parte terminale della forra possiamo incontrare la sorgente cosiddetta pietrificante, proprio perché dalla sorgente sembra cadere una cascata di roccia. Questo è un fenomeno naturale dovuto alle particolari condizioni ambientali indotte dalla vegetazione, e questa vegetazione permette la deposizione del carbonato di calcio che, come un sale, è disciolto nell'acqua. Perciò dalla sorgente e dove sgorga l'acqua, il carbonato si deposita in queste concrezioni di tipo calcareo, all'apparenza spugnose, ma solo all'apparenza spugnose, perché in realtà stiamo parlando di travertino. Sia importante sito per l'arrampicata sportiva, sia attrazione dal punto di vista paesaggistico, non può non mancare in un itinerario della Valle dei Laghi la Gola di Toblino, vicina all'omonimo castello immerso nel lago di Toblino. Attraverso una strada sterrata si può salire la montagna fino al paese di Ranzo. Una deviazione invece permette di fiancheggiare la costa di Monte Oliveto e concludersi su un terrazzino panoramico che permette di godere di una vista spettacolare su tutta la Valle del Sarca e anche sul sottostante Lago di Toblino. La strada che sale la montagna sfrutta una valletta scavata dal Rio Valbusa, un torrente ormai secco ma che in realtà ha una storia di millenni. Infatti è riuscito ad incidere la montagna e ad esporre tutti questi strati, le stratificazioni rocciose
che si sono depositate nel tempo a partire da 200 milioni di anni fa, dove ancora non c'erano le montagne, le splendide montagne in Valle dei Laghi, ma esisteva ancora il mare. Lungo il percorso è possibile apprezzare un deposito di tipo glaciale con materiale caotico come sabbie, ghiaie e ciottoli arrotondati di diversa litologia rispetto a quella del posto, che è per lo più calcarea. Possiamo vedere ciottoli di tipo porfirico, ciottoli di tipo metamorfico oppure granitico. Alcuni presentano anche del degrado dovuto all'alterazione dei minerali contenuti in essi, che fanno sì che la roccia si sbricioli. Questo deposito è un deposito che si chiama morena glaciale ed è stato trasportato proprio lì dalle lingue di ghiaccio che circa 12.000 anni fa occupavano il posto. Proseguendo e procedendo più avanti invece si possono apprezzare dei ciottoli, o meglio dei massi anche di dimensioni molto importanti, sempre di tipo metamorfico oppure porfirico, quindi provenienti da altrove rispetto alla Valle dei Laghi, che possono essere considerati dei testimoni della capacità trasportativa del ghiacciaio e poi possono essere anche prova della dimensione delle lingue di ghiaccio e dei livelli che il ghiacciaio raggiungeva in epoche delle glaciazioni.